su quest'altra sottolineatura appunto torneremo, perché come avevo intenzione di fare, cioè di ripartire un secondo dal versetto 18 del capitolo 2 della Genesi, semplicemente perché dopo Genesi 1 e dopo il discorso fatto sabato scorso, ora entriamo nel vivo di una dimensione che potremmo dire sottolinea l'orizzontalità dei rapporti più che la verticalità dei rapporti tra uomo e Dio. Però dovremmo stare molto attenti, perché questa orizzontalità dei rapporti, cioè il confronto con la donna prima e il confronto poi con il fratello, faccio riferimento chiaramente al rapporto tra Caino e Abele di Genesi 4, sono da leggersi come sì rapporti interni al consorzio umano degli esseri viventi, ma nello stesso tempo devono essere appunto letti alla luce del loro asse, che rimane quello verticale. Però in questo modo abbiamo già, come dire, visto il rapporto tra Dio, il creato, Dio, l'Adam, e poi abbiamo introdotto questa differenziazione interna al soggetto plurale che è l'Adam, vedendo appunto la creazione e dell'uomo e della donna, cioè del maschio e della femmina, nel senso appunto sessuale e genitale, che già sottolineavamo sabato scorso, e che in questo senso fa sì che il racconto si dipani verso la realtà e la storia delle relazioni umane. Ma non dobbiamo dimenticarci che tutto ciò sta avvenendo davanti a Dio, e quindi lo sguardo di Dio, che ha già espresso una sua benedizione originaria e continua a guardare, a volgere il suo sguardo appunto verso l'Adam, accompagna il testo e ne rimane in qualche modo il fondamento. Per cui volevo proprio ripartire da lì, quindi dal versetto 18 di Genesi 2, perché? Perché è una decisione di Dio creare la donna, cioè creare qualcosa che impedisca all'uomo di rimanere solo. Cosa dice il versetto 18 del capitolo 2? E il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, vorrei fargli un aiuto che gli corrisponda. Questa appunto è la traduzione che la CEI propone ora. Abbiamo già insistito la settimana scorsa sulla apertura alla trascendenza che emerge nell'atto creatore, nell'atto creativo di Dio, laddove indichiamo appunto una possibilità di aprirsi all'altro con la minuscola, che in realtà diventa cifra di un'apertura che può essere all'altro con la maiuscola. E quindi abbiamo detto di come nella coppia ci fosse in realtà l'immagine di Dio, e quindi nella coppia potessi fare esperienza di quella alterità che è Dio stesso. Ma al di là di questo, credo che questo versetto, che in qualche modo, come dire, giustifica la stessa socialità dell'uomo come sua caratteristica precipua. Parlo di socialità perché è il termine che le scienze umane userebbero oggi come precondizione al rapporto con gli altri, quindi al rapporto interpersonale. In questo versetto, dicevo, c'è un elemento che non dobbiamo ignorare, che è suggerito dalla tradizione rabbinica. Ed è, come dire, coglibile in ciò che lo stesso Rashi, che abbiamo già citato anche sabato scorso e forse anche il primo, riporta, citando a sua volta il Pirkei dei Rabbi Eliezer. E sul versetto 18 così commenta Rashi: non è bene che l'uomo sia solo. Se l'uomo fosse solo, si potrebbe dire che esistono due autorità: il santo, benedetto egli sia, unico tra gli esseri celesti e senza compagno, e l'uomo, unico tra gli esseri terrestri e senza compagno. L'accentuazione di questa interpretazione rabbinica non cade tanto, come dire, sull'aspetto propositivo relazionale, se ci pensate, quindi non sottolinea l'apertura all'altro che abbiamo già messo in evidenza, ma introduce
una prospettiva che io non esito a definire anti-idolatrica, nel senso che il rischio dell'uomo solo è che, se mi passate l'espressione dato che l'abbiamo già usata, sia eccessivamente simile a Dio, cioè che l'uomo solo sia senza compagno, così come Dio è unico e solo nella radicalità del monoteismo ebraico. Cioè c'è un'istanza idolatrica che traspare proprio perché sottolinea il rischio che la creatura si erga a creatore o si eguagli al creatore, misconoscendo Dio, cioè misconoscendo l'unicità di Dio. Vai il rischio che la creatura disconosca la propria dipendenza e si assolutizzi. È una cosa che abbiamo già messo in evidenza anche in apertura dell'incontro di sabato scorso. Emerge cioè in filigrana rispetto a questi testi di Genesi un'istanza antidolatria che potremmo definire profetica, perché l'antidolatria è uno dei cavalli di battaglia della profezia ebraica, della profezia giudaica, anzi potremmo dire forse che è per molti aspetti il carattere distintivo della profezia ebraica, almeno per quanto riguarda un discorso ad intra rispetto alla tradizione giudaica. A destra magari le caratteristiche che identificano la tradizione ebraica giudaica possono essere anche altre, ma ad intra forse questa sicuramente è la maggiore. E cosa vuol dire questo? Vuol dire in realtà che in Genesi Dio crea un altro soggetto, per il momento stiamo genericamente inteso, un altro soggetto, affinché l'uomo trovi qualcuno con cui corrispondere. Questa è l'indicazione secondo me buona che arriva dalla traduzione del 2008 della CEI, insomma, e che impedisca nello stesso tempo all'uomo di pensarsi unico tanto quanto unico è Dio, stante il fatto che la premessa è che Dio in qualche modo si ritrae dalla scena perché nomina, delega l'uomo alla gestione del creato, quindi ha un rapporto diretto con il creato. Per cui il rischio è insito nella grande responsabilità che la delega comporta, in quell'essere immagine e somiglianza. Il fatto è che, tutto ciò che Dio crea e propone all'uomo non è sufficiente, cioè non soddisfa questa esigenza, perché gli animali, le altre creature a cui l'uomo stesso pone il nome, su delega appunto di Dio, non soddisfano né l'uomo né Dio. E qui c'è un altro elemento appunto di stretta affinità tra i due soggetti in gioco. Fino al momento in cui, appunto, invece, al versetto 19, si dice: allora il Signore Dio plasmò dal suo ogni sorta di bestie selvatiche, al versetto 20 l'uomo impose nomi, e dice: ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. E veniamo all'espressione appunto che Elisa prima recuperava. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò, gli tolse una delle costole, rinchiuse la carne, eccetera. Cos'è questo appunto Eser o con questa specifica che è Enegdo che indica il essere di fronte o addirittura contro? Ecco, io avrei, vi proporrei l'ipotesi che la donna sia effettivamente una provocazione per l'uomo. Una provocazione, e intendo con questo termine ciò che etimologicamente esso significa. Una chiamata a prendere posizione, provocare. Vocare, quindi chiamare, pro, di fronte, a favore o contro, perché il prefisso ci consente di interpretare in tutte queste direzioni, e quindi, come Elisa già prima anticipava, una provocazione a che l'uomo in qualche modo esca da se stesso,
ma esca anche da un certo tipo di autocomprensione, che è esattamente quel rischio di comprendersi unico come unico è Dio. E in questo caso ancora ci viene in aiuto Rashi, perché suggerisce di interpretare questo aiuto di contro, di fronte, poi traducete appunto come preferite, in questo modo: se l'uomo ne sarà degno, la donna sarà per lui un aiuto. Se non ne sarà degno, ella sarà contro di lui per combatterlo. In una sorta di proiezione sul piano antropologico di ciò che sul piano teologico in realtà non c'è e non è mai stato contemplato nella Bibbia. L'uomo ha di fronte a sé qualcosa che è rispetto a lui paritetico e con cui deve entrare in una relazione che può sortire il bene per entrambi o l'annullamento di entrambi. Qui la tradizione rabbinica ci aiuta nel giocare con i termini con cui in ebraico vengono indicati in questo caso Ish l'uomo e Isha la donna, perché c'è una, come dire, buona combinazione che produce nella coppia la stessa presenza di Dio, e c'è una cattiva combinazione dei termini che produce invece il significato di fuoco, per cui un fuoco divorante che brucia la coppia e brucia la stessa sua possibilità di esistere, anche come immagine di Dio. E è a questo punto che quindi la donna che viene introdotta è salutata dall'uomo con il cantico dell'Adamo, no? Con il cantico dell'uomo che viene introdotto appunto al versetto 23. Ed è interessante notare qui che il cantico è effettivamente la prima parola che l'uomo è in grado di pronunciare, di cui la Bibbia ci dà testimonianza. Perché prima era il racconto, diciamo la voce fuori campo, che indicava che l'uomo metteva nome alle altre creature, mentre invece qui l'uomo parla in prima persona, cioè emerge la sua soggettività. Parla in prima persona, cioè prende la parola direttamente, non è qualcun altro che narra ciò che l'uomo fa, ma l'uomo parla direttamente. Ed è interessante sottolineare questo aspetto, perché l'uomo parla direttamente soltanto dopo che appunto trova dinanzi a sé la donna come provocazione. Cioè, soltanto quando ha di fronte a sé qualcuno che è rispetto a lui in qualche modo equipollente, quindi equivalente o, come dire, ha la stessa dignità sua, allora parla. E parla con un canto appunto che è di lode. Questa volta essa è carne della mia carne, osso delle mie ossa. La traduzione nuova rovescia: questa volta è osso dalle mie ossa, carne della mia carne. La si chiamerà donna, appunto Isha, perché dall'uomo è stata tolta. Allora, lo spazio della parola della Dama si realizza soltanto quando quel soggetto collettivo, che era la Dama di Genesi 1, si manifesta nella sua intrinseca distinzione. Ish e Isha, uomo e donna, maschio e femmina, due identità distinte che entrano in gioco, due parole diverse, e quindi si apre lo spazio della relazione e del dialogo, che è possibile soltanto se abbiamo due parole distinte. È lo spazio appunto di una comunicazione che altrimenti o sarebbe inutile oppure vana, perché non c'è un interlocutore capace di ascoltare e recepire. Guardate che mi permetto di sottolinearlo, perché l'abbiamo detto nel primo incontro. In questo senso si sta riproponendo una dinamica che abbiamo già visto in Genesi 1, quando Dio
esprime la propria benedizione avendo un destinatario preciso cui rivolgere la parola. Era il versetto appunto 28 in cui in Genesi 1 si esplicitava e Dio li benedisse e disse loro. Quindi una dinamica che in Genesi 1 caratterizzava il rapporto tra Dio e l'Adam adesso viene a caratterizzare il rapporto tra uomo e donna. Una dinamica che era verticale, che adesso viene a caratterizzare un rapporto orizzontale. Vedete quindi che l'asse del rapporto con Dio, che è un asse verticale, diventa in qualche modo orizzontale. Ma è quest'asse che innerva il rapporto. Adesso appunto insisteremo su questo. C'è qualcuno che gli sta di fronte, quindi adesso l'Adam, nel senso del maschio, può a lui rivolgersi, a lei rivolgersi. Osso delle mie ossa e carne della mia carne. È un'espressione che indica anche nella Bibbia un rapporto di consanguineità, di fratellanza all'interno delle tribù. Io vi do alcuni riferimenti e lascio poi appunto a voi la loro rilettura. Tra questi però vi suggerisco di fare molta attenzione al primo e al terzo o quarto che vi do. Allora, Genesi 29:14, che sarebbe appunto interessante riprendere, ma magari velocemente soltanto. Genesi 29:14. Allora, leggo corsivamente. Allora Labano gli disse: davvero tu sei mio osso e mia carne. Così dimorò presso di lui per un mese. Quindi si fa riferimento qui al dialogo tra Labano e Giacobbe, figlio di sua sorella. Quindi gli corse incontro, lo abbracciò, lo baciò, lo condusse nella sua casa ed egli raccontò a Labano tutte le sue vicende. Quindi un rapporto di consanguineità. E poi, se volete, anche di fratellanza, perché è figlio della sorella e quindi rimanda a un rapporto tra fratello e sorella, quindi comunque di fratellanza. Ancora in Genesi 37:27. Mentre abbiamo altri due riferimenti nel libro del Levitico, ne leggiamo magari uno di questi due, Levitico 12:13. Dove in relazione proprio alla descrizione della stirpe sacerdotale, a un certo punto, allora, 18:12-13 abbiamo detto, eccolo qua, ti do anche tutte le primizie che al Signore offriranno, il meglio dell'olio, il meglio del mosto e il grano, le primizie di quanto produrrà la loro terra che essi presenteranno al Signore saranno tue, chiunque sarà mondo in casa tua ne potrà mangiare. E quindi avete un riferimento alla comunione attraverso il cibo. Poi se salite al versetto 17-18, ma non farai riscattare il primo nato della vacca, né il primo nato della pecora, né il primo nato della capra, sono cosa sacra. Verserai il loro sangue sull'altare e brucerai le loro parti grasse come sacrificio consumato dal fuoco. Leggendo un numero. Ah, scusate, no, perché l'altro riferimento era numeri, ho sbagliato io, scusate, 18:18, dove si dice la loro carne sarà tua come il petto dell'offerta che, scusate, ho sbagliato io. Allora, segnatevi pure questo, numeri 18:18 e Levitico invece, lo dicevamo invece, scusate, mi sono perso, 18:12-13, dove il riferimento invece è alle proibizioni sessuali, non scoprirai l'nudità della sorella di tuo padre, è carne di tuo padre, non scoprirai l'nudità della sorella di tua madre, perché è carne di tua madre, non scoprirai l'nudità del fratello di tuo padre, cioè non ti accosterai alla sua moglie, è tua zia, eccetera. Quindi il riferimento alla carne, in questo caso proprio specificamente sessuale, come riferimento di fratellanza o di consanguinità. Sempre in Levitico potete vedere 20:19 e poi un altro riferimento è Isaia 58:7. Allora, mi serve fare questa sottolineatura perché
In riferimento proprio al rapporto tra uomo e donna, così spiegato attraverso le espressioni su cui anche Elisa prima tornava, troviamo un riferimento che ci servirà per comprendere la continuità che c'è tra il rapporto uomo-donna e il rapporto tra Caino e Abele. Perché tra Caino e Abele sarà in gioco appunto la fraternità, un rapporto di consanguinità. Quindi questo è un elemento che ci dice che c'è un tratto di continuità, un denominatore comune, che associa la descrizione che la Genesi fa del rapporto uomo-donna alla descrizione poi che farà Genesi 4 di Caino, il rapporto tra Caino e Abele. Ok? Ci torniamo un attimo in sospeso. Però è chiaro che il fondamento del rapporto tra uomo e donna, tra maschio e femmina, è comunque Dio. Perché Dio pone questa distinzione tra maschio e femmina. Dio è il profondo della coppia, potremmo dire, cui la coppia deve essere orientata per poter vivere la comunione che la caratterizza nella differenza e per poter procreare nell'orizzonte salvifico del Dio creatore. E questo è il senso che viene acquisire meglio allora il versetto 24 del capitolo 2. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. I verbi, abbiamo già detto appunto dello sfondo sessuale che caratterizza l'interpretazione possibile di questo versetto, quindi l'unione del maschio e della femmina porterà in sé la delega alla creazione, quindi alla continuazione della creazione di cui Dio parlava, di cui la Torah stessa parla appunto in Genesi 1. Quindi crescete e moltiplicatevi, no? Ricordate il versetto 28 di Genesi 1. Quindi quella carne unica è in prima battuta, potremmo dire in prima istanza, la capacità della coppia di procreare, quindi di mettere al mondo un'altra persona, un altro essere vivente, un altro uomo, un'altra donna che sia, e in questo la coppia è immagine di Dio. Però se noi facciamo attenzione ai verbi che vengono usati qui, anzi, scusate, faccio un'altra sottolineatura ancora. È interessante perché in questo versetto 24 si dice i due saranno un'unica carne. Qui in realtà noi possiamo ritrovare la stessa preoccupazione di Rashi. I due saranno un'unica carne. L'uomo non solo, non da solo procrea, ma appunto due devono essere maschio e femmina e la gestazione rimane a carico della donna. Questo vuol dire che l'immagine di Dio che si esprime nella coppia è un'immagine sì che rinvia alla unità di Dio e alla sua unicità. Levasar echad, si dice, no? La carne una, echad. Però questa unità non è la stessa unità di Dio. È l'unità al proprio interno differenziata in maschio e femmina. Ecco il commento di Rashi. Non è bene che l'uomo sia solo. Serve un aiuto che gli corrisponda perché veramente sia a immagine di Dio nella procreazione. Ma questo Echad che caratterizza la capacità procreativa della coppia non è la stessa unità, l'unicità dell'Echad che è Dio. Perché appunto è una unità al proprio interno differenziata. Quindi che trattiene, in qualche modo, l'ordine creativo di Dio che procedeva per separazione, cioè per distinzione, meglio, okay? Per differenziazione. Quindi simile a Dio, ancora, ma diversa dall'unità di Dio, perché è un'unità che vive della differenza. E quindi in qualche modo appunto vedete qui un'istanza antidolatrica che emerge al versetto 24. Tra l'altro questo appunto trova conferma nei verbi che vengono qui usati. Per questo l'uomo lascerà Azab, suo padre e sua madre, e si unirà a sua moglie.
e il verbo qui dabak. Sono due verbi che vengono utilizzati spesso per indicare il rapporto tra il popolo di Israele e Dio, quando si sottolinea la necessità che il popolo lasci gli idoli per unirsi al Dio uno e unico. I verbi sono questi, che vengono spesso usati. Lasciare per attaccarsi, quindi lasciare l'idolo per attaccarsi a Dio. E quindi questi due verbi illuminano il significato di quel Lebasar Echad, di quella carne una. Perché illuminano il rapporto uomo-donna che diventa cifra del rapporto uomo-Dio, cifra dell'uno, ma proprio alla luce di questa presa di distanza da ogni rischio di idolatria. Il rapporto uomo-donna è assolutamente centrale nella tradizione rabbinica. Esempi legati ai figli, perché il figlio è bonim e banim, cioè è nello stesso tempo sia benedizione, no? È figlio dato da Dio e nello stesso tempo è mattone che costruisce la comunità. E quindi importanza del figlio, di quell'aspetto procreativo della coppia. E questo aspetto di fusione della coppia sessuale è sottolineato anche dal fatto che nel giorno del sabato, giorno in cui si deve l'uomo sospende il proprio lavoro e lascia ogni propria attività specifica, non ha il divieto di avere rapporti sessuali, anzi. Per cui, mentre io, come dire, celebro lo Shabbat come tempo dell'incontro con Dio, tempo dell'esperienza del Dio unico, ho la possibilità di unirmi a mia moglie per fare l'esperienza di quella unità nella differenza espressa dal versetto 24. Attenzione al fatto che anche la coppia, proprio nella sua capacità procreativa, laddove partecipa all'azione creativa di Dio, nel caso disconoscesse che il creatore, che la fonte della vita è in ultima istanza Dio, procederebbe in un'azione idolatrica in cui la coppia stessa si sostituirebbe a Dio. Quindi attenzione, perché la coppia, che è immagine di Dio, può diventare, come tutte le immagini di Dio, idolo, cioè idolo. Quindi bisogna fare attenzione a riscoprire questi due verbi mettendoli in rapporto a quella analogia che la coppia vive rispetto a Dio. Echad, ma nella differenza. Uno, quindi lasceranno il padre e la madre per essere uno, uno con l'altro, l'uomo con la donna e viceversa, ma una unità che è differente dall'unità di Dio. Ora, versetto 25, tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Qui sicuramente avrete già avuto modo di ascoltare la sottolineatura del termine arumim, che è plurale di arum e che rimanda proprio allo stesso termine che in Genesi 3:1 viene usato per caratterizzare il serpente, che era la più astuta di tutte le bestie, arum. Quindi c'è un gioco intorno a questo termine, per cui si stabilisce un rapporto già tra Genesi 2 e Genesi 3. Ma cosa vuol dire che erano nudi? L'esegesi ci suggerisce appunto che la nudità indica la debolezza e la mancanza di difesa. Ed è interessante sottolineare come in Isaia, ad esempio, capitolo 20, versetti 1-6, la nudità è anche segno dei deportati. Quindi sicuramente la mancanza di difesa, ma anche la privazione in qualche modo della propria identità, perché il deportato è colui che è sradicato dalla propria terra. Però, anzi a maggior ragione, nel versetto 25 si dice che non provavano vergogna di questa situazione. Quindi da un lato possiamo intendere
la nudità come mancanza, debolezza per la quale non si prova vergogna perché di Dio non si ha paura, se ragionassimo già in rapporto a ciò che accade dopo l'aver tradito appunto la parola di Dio. Non sarà più così, infatti, dopo la trasgressione, perché al versetto 10 del capitolo 3 si legge la risposta, no? Di Adamo a Dio: ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo. Oppure possiamo intendere la nudità come possibilità di piena comunione tra uomo e donna, una comunione che sarà anch'essa minata dopo il tradimento. Poi vedremo perché uso questo termine della parola di Dio. A me interessa qui sottolineare il fatto che nella nudità uomo e donna possono fare esperienza della propria differenza. L'uomo nudo di fronte alla donna nuda non ha più nulla che nasconda le proprie differenze. Ma al versetto 25 questa differenza non crea alcun problema. Cioè, e qui si capisce lo stretto rapporto tra il versetto 24 e il 25, l'essere uno ad immagine di Dio, ma essere contemporaneamente distinti e diversi, non crea nessun problema. Cioè, il diverso da me non viene letto come un pericolo per me. Il diverso da me non è letto come qualcosa che insidia la mia identità. Prima di Genesi 3 la differenza è contemplata come qualcosa che consente la comunione tra uomo e donna, il rapporto tra uomo e donna, non come qualcosa che invece costituisce pericolo, è una minaccia. Quindi da questo punto di vista l'essere nudo è l'essere sprovvisto di, potremmo dire, di armi di difesa, di protezione. Ma perché? Perché la differenza che io sperimento nella nudità mia rispetto a quella dell'altra, altro, non costituisce fonte di pericolo o di preoccupazione. È una differenza che non incute timore. È una differenza che invece è funzionale alla complementarietà di uomo e donna nell'essere immagini di Dio, cioè capaci di procreare. Non sarà così dopo, appunto. In Genesi 3:1-19 entrano in gioco gli stessi protagonisti che abbiamo visto finora, uomo e donna, e il serpente. E tra l'altro abbiamo una struttura di questo racconto per cui nei versetti 1-7 abbiamo serpente, donna, uomo, nei versetti 8-13 abbiamo uomo, donna, serpente, e nei versetti 14-19 abbiamo serpente, donna, uomo. Quindi nei primi versetti, nei primi sette versetti abbiamo una successione di questi tre protagonisti che è la stessa che si ripresenterà in 14-19, mentre in 8-13 abbiamo un'enfasi sul rapporto uomo-donna, in cui in questi versetti entra in gioco anche Dio. Quindi laddove c'è un'enfasi nel rapporto uomo-donna entra in gioco Dio stesso. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Prima di entrare nel merito appunto dell'affermazione del serpente, vi faccio notare il fatto che si tratta del cibo, dell'alimentazione. Un rapporto, quindi è in gioco un aspetto del rapporto tra uomo e Dio, ma anche tra uomo e terra, da cui appunto l'uomo ricava tutto ciò che sarà per lui utile all'alimentazione. E il mangiare, ma qui la dice appunto Akkal, ricorre 21 volte in Genesi 2-3, è assolutamente quindi importante per capire bene qual è il problema che emerge in Genesi 3. Qual è la questione? Qual è l'oggetto del contendere? E allora, da un lato abbiamo l'identità del serpente, che è animale fortemente legato alla terra, animale che striscia, così viene introdotto senza riferimento esplicito al Naash, che è il termine ebraico per indicare il serpente, in Genesi 1, gli animali che strisciano sulla terra.
E quindi il serpente è strettamente connesso alla terra da cui è tratto l'Adam, perché in Genesi 2 l'Adam appunto è ricavato, plasmato dalla terra, l'Adamà. Quindi il serpente indica una affinità con la terra che è una caratteristica tipica dello stesso Adamo. E quindi direi che il serpente diventa in qualche modo emblematico di una ambiguità dell'elemento naturale che caratterizza l'Adamo. Positivo certo perché è creato, ma può diventare negativo se tende a prevalere. E poi su questo punto torneremo. L'altro aspetto, sempre di rapporto alla terra attraverso però il cibo, è il fatto che l'alimentazione è garantita da Dio. Genesi 1,29, ma proprio per rinfrescarci le idee. Poi Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme, che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme, saranno il vostro cibo. Versetto 29. Eppure in Genesi 2,5 abbiamo Dio che è garante dell'alimentazione, perché in 2,5, per quanto implicitamente, si dice una cosa importante: perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e quindi senza la pioggia la terra non era fertile, non poteva essere coltivata. Quindi il cibo che l'Adamo andrà a ricavare dalla terra dipende in ultima istanza ancora da Dio che fa piovere e quindi rende la terra fertile. Quindi l'alimentazione diventa oggetto di contesa tra uomo e Dio attraverso il serpente. Qualcosa che è garantito da Dio diventa in qualche modo appunto oggetto di contesa. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare, ma attenzione, Dio è il garante del cibo per l'Adamo, quindi è esattamente vero il contrario, cioè che Dio, quando ha donato la vita all'uomo, non l'ha soltanto creato, ma ha dato all'uomo tutto ciò che all'uomo serviva per poter sopravvivere, in prima istanza appunto il cibo. Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. È vero che nella tradizione ebraica la donna appare come l'anello debole nella resistenza alla seduzione, ma secondo me qui il problema è un altro. Se noi provassimo a confrontare ciò che Dio ha effettivamente detto con ciò che il serpente propone o ripropone come ripetizione della parola di Dio, e ciò che la donna dice ricordare delle parole di Dio, noi vedremmo una cosa molto interessante: che né il serpente né la donna ripropongono le parole che Dio ha consegnato ad Adamo quando appunto in 2,16 gli dà la propria indicazione. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza o del conoscere il bene e il male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Né il serpente né la donna ripropongono la parola di Dio. E quindi la provocazione del serpente, che poi diventa qui anche la provocazione della donna, in realtà è tutta centrata sull'esegesi della parola di Dio. Come interpretano la parola di Dio il serpente e la donna? La interpretano fedelmente? E la risposta è no. Per il serpente v'è divieto assoluto e generalizzato da parte di Dio, a differenza di quanto abbiamo appena letto in Genesi 2,16-17. E la donna non ricorda bene le parole di Dio, che tra l'altro le dovrebbe essere state riferite dall'uomo.
Ancora più paradossale allora il comando divino che giustappone la morte al mangiare dell'albero del conoscere il bene e il male. Però qui cos'è che sta succedendo? Sta succedendo che il serpente provoca la donna e la donna appunto provocherà l'Adamo. Ma su cosa si costruisce questa provocazione? Sulla memoria della parola di Dio e sulla sua retta interpretazione. Potremmo dire, e non uso questi termini a caso, che la provocazione si gioca sulla custodia e sulla coltivazione della parola di Dio. Come la parola di Dio è custodita e come è coltivata, cioè interpretata e trasmessa. Non uso a caso questi due verbi, custodire e coltivare, perché in Genesi 2,15 si legge: il Signore Dio prese l'uomo, lo pose, lo fece riposare, potremmo tradurre in modo più attento e preciso, nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Lo fece riposare. Per noi il riposo, dopo Genesi 1, non è il riposo in un luogo, ma il riposo in un tempo, in cui l'uomo deve entrare in contatto con Dio, custodendo la sua parola, la Torah. Cos'è lo Shabbat? Il luogo in cui Dio e l'uomo entrano in dialogo. È il tempo, meglio, in cui lo Spirito di Dio, abbiamo visto sul Tempio, sulla tenda, la Shekinah, dimora, è il tempo in cui Dio entra in contatto, in dialogo con Mosè. È il tempo, cioè, in cui l'uomo può custodire e coltivare la parola di Dio. E cosa fanno l'uomo e la donna, il serpente? Custodiscono e coltivano? No, fraintendono, alterano, potremmo dire contraffanno, manipolano la parola di Dio. Lo spazio dell'incontro tra uomo e donna è anche lo spazio in cui si insinua la possibilità del travisamento del comando divino. È lo spazio in cui si insinua, stante la provocazione del serpente, il fraintendimento, il misconoscimento della parola di Dio. Il comando divino viene appunto interpretato in modo negativo ed è inasprito. È enfatizzata la parola di Dio come assoluto e generalizzato divieto. Non dovete mangiare di alcun albero del giardino, è questo che vi ha detto Dio? E la donna dice: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino vi ha detto: non dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma quel "non dovete toccare" non c'è. Quindi cosa sta facendo la donna? Recepisce un'interpretazione che è in qualche modo appunto assolutizzazione di un divieto e aggiunge qualcosa alla parola di Dio, sempre nel senso del limite non toccare, che viene enfatizzato ed esteso. Nello spazio relazionale compare, attraverso la provocazione seducente, psicologicamente, retoricamente suadente del serpente, la possibilità di tradire la parola di Dio, cioè di tradere, nel senso latino del termine, consegnare, ma nello stesso tempo consegnare anche al nemico, cioè tramandare, ma facendo venire meno il senso profondo di quella parola. Trasmettere sì la parola di Dio, ma alterandone l'originario significato. Alterazione o sofisticazione. In ogni caso si tratta di una contraffazione o manipolazione. Il serpente, come accusatore, travisatore, manipolatore, mette in bocca a Dio qualcosa che Dio non ha detto. E la donna non è in grado di correggere il serpente e si lascia circuire.
perché non ricorda cosa ha detto Dio. È bello, io uso questo termine apposta, non ricorda. L'uomo è chiamato a ricordare la Torah. Esatto. Quanto è importante il verbo zakar e lo zikaron, cioè il memoriale nella tradizione ebraica. E maschio è zakar. Esatto. E in questo caso abbiamo la stessa radice del zakar e un ekeba. Zakar, il maschio. Quindi il problema è che l'uomo dovrebbe essere custode della parola di Dio, che si dà nello spazio dell'alterità tra Dio e l'uomo, cioè in quello spazio che è creato dalla differenza tra l'uomo e Dio. E quando l'uomo deve riproporre questa dinamica, non più sul piano verticale, ma sul piano orizzontale, di trasmissione, di conservazione, di custodia della parola di Dio, tra sé e l'eser kenegdo, che è di fronte a lui, qui poco importa che sia la donna oppure il maschio appunto a tradire, perché tutti lo fanno, anziché custodire e coltivare la parola di Dio, la adultera, la modifica, la altera, non la ricorda e tradisce non soltanto la parola, ma ciò che Dio gli aveva affidato come compito. Coltivare e custodire. È assai curioso quindi appunto che in questo senso la donna aggiunga qualcosa conducendo se stessa all'errore. Proverbi 36, 30 versetto 6, non aggiungere nulla alle parole di Dio. E ancora Deuteronomio 4:2, dove il custodire la parola passa attraverso l'invito a non aggiungervi nulla. La donna aggiunge, radicalizzando il divieto. Assai curioso il fatto che in Genesi 2:15, dove abbiamo appunto i verbi legati alla custodia e alla coltivazione del giardino, questi verbi si attaglino perfettamente alla custodia e alla coltivazione della parola di Dio. Questo era il compito dell'Adamo, al quale, Genesi 3 ce lo sta raccontando, l'Adamo viene meno. E qui uso Adamo appunto come sostantivo che è singolare, ma in realtà il suo contenuto, il suo significato è plurale. Quindi un richiamo al compito eluso o tradito attraverso la ripresa del verbo custodire in Genesi 3:24 e poi ancora in 4:9. 3:24 abbiamo appunto: per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. La coppia che tradisce la parola di Dio consegnata a lei non è più immagine e somiglianza di Dio. Il compito qui non importa, cioè io posso capire in parte la sorpresa, no? Ma a me non importa qual è il frutto, qual è l'albero, eccetera. Qui il fraintendimento, il misconoscimento è rispetto alla capacità di custodire la parola. Il serpente cosa fa? Il serpente sta suggerendo, quindi vedete, la coppia che non è più immagine di Dio, quindi la coppia che diventa idolatrica, perché misconosce, fraintende, altera la parola di Dio. E d'altro canto il serpente cos'è che sta facendo? Suggerisce un'immagine di Dio che non è quella che emerge da Genesi 1 e 2. Suggerisce un'immagine di Dio che è una falsa immagine di Dio. Il serpente suggerisce un idolo, una falsa immagine di Dio, perché suggerisce un'immagine di Dio geloso della propria unicità, della propria differenza rispetto all'uomo e rispetto alla coppia. Una propria unicità e una propria differenza che, come dire, diventa, passatemi il termine, ereticale. Perché cos'è l'eresia? L'eresia, aeresis in greco, ha una valenza neutra. È la scelta.
Quindi io scelgo. Ma cos'è che fa l'eretico come lo intendiamo noi? Non solo sceglie, ma assolutizza un elemento, quell'elemento che ha scelto. Lo fa diventare il tutto. Il serpente veicola, suggerisce un'immagine che è falsa di Dio, perché ne prende soltanto una dimensione, la dimensione del divieto. Di quell'albero non potrete mangiare. Ma Dio, prima di dire che di quell'albero non potete mangiare, ha dato tutto all'uomo, tutto. Il Signore Dio prese l'uomo, lo fece riposare nel giardino, perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Questa parte è misconosciuta dal serpente ed è soltanto parzialmente ricordata dalla donna e dall'uomo. Quindi vedete cosa fa il serpente? Suggerisce una parte della Torah, cioè della parola di Dio, del comando che Dio ha dato all'uomo, e la enfatizza. E quale parte sceglie e propone come il tutto? Quella del divieto. Mentre si resetta, si annulla la parola del dono. Ma guardate che non soltanto in Genesi 2:16, ma in tutta Genesi 1 noi abbiamo invece unicamente una parola di dono. Abbiamo tutto un intero capitolo e poi altri 15 versetti a dirci che Dio dà tutto ciò che ha creato all'uomo perché lo gestisca. Quindi non stiamo parlando di mezzo versetto di divieto e mezzo versetto di dono. No, qui stiamo parlando, perché io prendo il testo così come ce l'ho adesso. Stiamo parlando di un capitolo e 15 versetti in cui la logica di Dio nel rapporto con l'uomo è di dono, e prendiamo mezzo versetto in cui la logica è del divieto. Stante la redazione definitiva, che è quella che la Torah ci consegna, la prospettiva del rapporto tra Dio e l'uomo è una prospettiva di oblazione, di dono totale. Tant'è che Dio crea lo spazio, l'asciutto, su cui l'uomo può, nel quale l'uomo può agire, in totale autonomia. Tanto che lo delega, e delega all'uomo la gestione del creato. Crea uno spazio attraverso una separazione delle acque e una distinzione di ambiti in cui l'uomo è solo sulla scena. Guardate, in tutto Genesi 1 e anche in questa prima parte di Genesi 2, Dio non parla mai di sé. L'unico pronome che possiamo scorgere in questi capitoli è il tu. Non l'io. E invece cosa succede in Genesi 3? Che l'uomo, provocato dal serpente, che veicola un'immagine falsa, idolatrica di Dio, rivendica l'io. Cos'è che sta suggerendo il serpente alla donna e poi comunque tramite lei all'uomo? Un'immagine di Dio geloso della propria identità, concorrente rispetto all'uomo, che non vuole cedere nulla all'uomo. Perché altrimenti qual è il rischio, secondo appunto la descrizione che il serpente fa? Versetto 4: non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. L'immagine che il serpente veicola è di un Dio che non vuole qualcuno equivalente a sé. È l'esatto contrario di ciò che è accaduto sinora, esattamente il contrario. Dio ha voluto creare l'uomo proprio perché fosse a sua immagine e somiglianza. E la donna non coglie questa prospettiva. Perché? Adesso al di là del racconto, al di là dei ruoli che il serpente... Ma perché l'uomo vive la differenza tra sé e Dio?
e anche tra sé e la donna, primariamente sotto l'ottica del confronto, della concorrenza, della differenza come pericolo che mina la solidità della mia identità. Quindi in realtà è l'uomo stesso che ascoltando il serpente ascolta l'immagine falsata che si sta costruendo di Dio, alterità concorrenziale anziché comunionale. L'uomo, ascoltando il serpente, ascolta la propria propensione idolatrica, che è costruirsi un'immagine alterata di Dio, da un lato, e dall'altro, enfatizzare se stesso, creatura, contro questo Dio. Ma la radice sta nell'immagine sbagliata di Dio, la radice del male sta nell'immagine sbagliata di Dio che noi abbiamo. Dio vuole con noi la comunione e ci dà uno spazio e un comando per indicarci la strada attraverso cui pervenire a questa comunione. Abbiamo tanto insistito sul fatto che il settimo giorno è lo Shabbat e che è il senso della storia che attraverso l'unità temporale, quel Yom Echad, la storia stessa, la settimana stessa hanno. Cioè, qual è il senso della storia? Per Genesi 1 il senso della storia è entrare in comunione con Dio il settimo giorno. Questo è ciò che Dio vuole per l'uomo, entrare in comunione con Lui. Nella differenza tra Dio e l'uomo è possibile la comunione tra Dio e l'uomo. Qual è l'immagine di Dio che viene veicolata nel serpente e viene coltivata dalla donna e poi dall'uomo? L'immagine di un Dio che non vuole questa comunione, ma cerca di preservare quell'alterità come subordinazione dell'uomo a Dio. Un'immagine appunto falsa di Dio. In Genesi 2:3 appare da parte dell'uomo un'idea di divinità alternativa: sarete come dei, che Dio non può accettare e che si rivela fallimentare. Ciò che segue non è la divinità prefigurata dal serpente, bensì la rottura del rapporto con il Padre, con il Dio creatore. Perché l'uomo sperimenta l'illusoria autosufficienza e autonomia da Dio che si traducono in una autocondanna. Autocondanna. Quando l'uomo si costruisce questa falsa immagine di Dio, condanna se stesso a perdere la relazione con Dio. Dio gliela offre e l'uomo che si costruisce questa immagine falsata di Dio se la nega. La maledizione che colpisce il serpente, che colpisce la terra, è la constatazione da parte di Dio che lo spazio della relazione tra Dio e uomo non è possibile perché l'uomo si è costruito una falsa immagine di Dio. E passa ancora una volta appunto attraverso l'alimentazione, attraverso il cibo. Versetto 6. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Si noti qui il crescendo dell'apprezzamento da parte della donna e la presenza del termine tov, che era buono, bello, già presente in Genesi 1, ripetuto insistentemente. Lo sguardo della donna non è però lo sguardo di Dio. In Genesi 1 lo sguardo di Dio diceva e vide che ciò che aveva fatto era bello, buono. E cosa fa? Lo lascia esistere.
lasciando cioè a ciò che è bello e buono lo spazio della sua autonomia, l'esistere distinto da Dio, che Dio contempla con uno sguardo estetico, la contemplazione che lascia esistere ciò che è bello, e con questo distacco, in un'ottica di gratuità, afferma che quello è bello. Kant ci verrebbe incontro dicendoci che bello è ciò che piace disinteressatamente. Ciò che piace disinteressatamente. L'occhio della donna non è un occhio disinteressato, così come non sarà appunto quello dell'uomo, che si ciberà del frutto. L'intenzione non è contemplativa, bensì possessiva. Ecco che si ritorna a quanto diceva Beppe nell'introduzione. Dall'appetito alimentare poi si potrà arrivare anche all'appetito sessuale. Ma qual è il problema? Che ciò che rappresentava il dono di Dio, il cibo che era dono di Dio, viene dalla donna e dall'uomo preso, posseduto e annullato. Fagocitare tutto ciò che è desiderabile, desiderio di cibarsi di ciò che appare desiderabile agli occhi e buono da mangiare. Fagocitare, annullare la differenza tra me e il cibo, possedere. Cos'è che accade al cibo? Viene negato nella sua autonomia e introiettato nel mio metabolismo, quindi riduco il cibo a me, lo faccio diventare me, se mi permettete, lo faccio diventare ossa delle mie ossa, carne della mia carne, perché il cibo che entra dentro me diventa me. E allora attenzione all'interpretazione idolatrica della coppia, laddove Isha è ridotta a Dish e viceversa, dove l'altro nella coppia è fagocitato, ridotto a me, scompare l'alterità e scompare lo spazio della relazione. Non c'è alterità, non c'è differenza, non c'è relazione e la coppia muore. Se la coppia è immagine di Dio, vale la stessa cosa. Se lo spazio che Dio ha creato per dare autonomia all'uomo, ed è lo spazio della differenza tra l'uomo e Dio, l'uomo lo nega, se l'uomo vuole negare quello spazio in cui si gioca la differenza tra sé e Dio, perché prima falsifica un'immagine di Dio e poi vuole sostituirsi a Lui, viene meno la relazione, così come veniva meno la vita di coppia, viene meno la vita dal rapporto tra uomo e Dio, e se viene meno questo, noi sappiamo che viene meno la vita dell'uomo, perché biblicamente l'uomo ha la sua ragione d'essere soltanto in rapporto a Dio. Ma non perché Dio vuole affermare così facendo la propria supremazia sull'uomo, no, perché in realtà Dio vuole la libertà dell'uomo. Dio ha donato tutto all'uomo perché l'uomo fosse se stesso. E invece cosa fa l'uomo? Non vuole essere se stesso, vuole essere Dio. Vuole negare l'alterità e la differenza. E facendo così non nega soltanto Dio, perché ne costruisce una falsa immagine, ma nega anche se stesso. Foucault veramente era profetico, pur essendo ateo, quando diceva che morto Dio sarebbe morto l'uomo. E quindi leggeva Nietzsche, il quale profetizzava la morte di Dio. Poi io sono un estimatore di Nietzsche, quindi non me la prendo con Nietzsche perché profetizzava la... Ma quando interpretava Nietzsche dicendo appunto Nietzsche ha annunciato la morte di Dio, adesso è la morte dell'uomo. E guardate che non era credente, anzi, se provaste ad andare appunto a citare in questo caso Foucault in qualche contesto cattolico ortodosso, potreste rischiare di essere, come dire, stigmatizzati e cacciati fuori in malo modo. Ma la morte di Dio che l'uomo produce in Genesi 3, assecondando la costruzione idolatrica di una falsa immagine di Dio,
La morte di Dio perché nega la differenza e nega lo spazio dell'alterità in cui si crea relazione, diventa la morte dell'uomo. Fagocitare, annullare, ridurre a sé, ingurgitare per nullificare l'altro ridotto a me stesso, l'altro reificato, perché il cibo è già oggetto, ma l'altra persona, donna o uomo che sia, può essere a sua volta reificata quando non la riconosco nella sua identità e nella sua alterità e la riduco a cosa? Funzionale all'affermazione della mia identità. E in questo tutto il rapporto uomo-donna può essere contrassegnato positivamente nel rispetto dell'alterità e della diversa identità, oppure può essere annullato laddove appunto l'altro è piegato ai miei istinti. Se l'altro diventa oggetto del mio piacere, io lo sto reificando, non sto costruendo attraverso di lui il rapporto con Dio. Non so se sono stato sufficientemente chiaro. E in questo si torna al discorso di prima. Il serpente, strettamente connesso all'Adamà, alla terra, perché striscia, è in qualche modo imparentato con l'uomo, perché l'uomo è imparentato con l'Adamà, con la terra. E allora è come dire che questa tendenza a fagocitare l'altro è insita nell'uomo ogni qualvolta l'uomo dimentica, manipola, fraintende, adultera la parola di Dio. Allora si aprirono gli occhi di tutte e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Vedete, la differenza che la nudità rende visibile non è più una risorsa, ma è qualcosa che deve essere nascosto, qualcosa che deve essere negato, coperto, velato. Bereshit Rabbah 19,6 dice: essere nudi, si erano spogliati dell'unico comandamento che Dio aveva dato loro. Avevano perso l'unica parola di Dio, che era dono e compito. E il compito era, nello stesso tempo, lasciare che l'altro da sé vivesse. Lasciare che l'altro da sé vivesse. L'aveva fatto Dio in Genesi 1. Lo fa ancora in Genesi 2. E in Genesi 3 l'uomo nega questa alterità, questo spazio aperto alla differenza, che è l'autonomia dell'altro. Non si comporta come Dio, tradisce la propria identità profonda, che è essere a immagine di Dio, a sua somiglianza. Elemento negativo, quindi, la nudità come mancanza di difesa, come esposizione allo sguardo altrui, che non è più lo sguardo contemplativo, ma è lo sguardo appunto annichilente, lo sguardo reificante, lo sguardo che vede nella differenza qualcosa da annullare per affermare se stessi. Uno sguardo improvvisamente capace di violare quell'intimità che prima era risorsa e non costituiva un problema. E però qui emerge una cosa interessante, adesso anticipo un versetto, insomma. Nonostante questo, Dio continuerà a dare all'uomo e alla donna cibo e addirittura le pelli con cui costruirsi appunto tuniche e dignità. E questo già, vi anticipo una delle conclusioni, perché appunto vedo che il tempo corre, ma adesso torniamo, è il fatto che Dio, nonostante il tradimento della sua parola, ancora continua ad offrire cibo e vesti. Cibo come prima e vesti per andare incontro alla nuova esigenza dell'uomo, che è quello di coprirsi. E qui noi troviamo, al versetto 21 del capitolo 3, no? Il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie tuniche di pelle e li vestì, un'analogia fortissima con ciò che accade
nell'Esodo e che viene poi riletto in Deuteronomio. Deuteronomio 8:3-4, dove troviamo un esplicito riferimento a ciò che Dio ha garantito ad Israele nonostante la prova del deserto. Israele ha mormorato contro Dio, quindi ha tradito la parola di Dio. Ma nonostante questo, manna e mantello, cibo e vestiario saranno assicurati. Sabato scorso parlavamo della creazione come una forma di alleanza. Genesi 3, l'alleanza, quello spazio di relazione tra Dio e l'uomo, che Dio ha creato e che emblematicamente può essere rappresentata con l'Eden, in cui l'uomo pone Adamo perché riposi in contatto con Dio, è violata. E però Dio è ancora disposto a ricostruirla. Così come accade nell'alleanza per il popolo, così accade per l'alleanza con l'umanità, con il popolo di Israele, con l'umanità tutta qui. È interessante allora vedere come in un'ottica universalista Genesi 3 riproponga, o se volete anticipi, la prospettiva dell'alleanza che poi con Abramo verrà ulteriormente rinnovata. Perché infatti anche in Genesi 3 Eva continuerà a procreare, continuerà insieme appunto ad Adamo a far tesoro della benedizione che Dio ha dato in Genesi 1, cioè ad avere discendenza, e la discendenza era segno dell'alleanza. Quindi anche in Genesi 3, come in Genesi 4, Caino e Abele, l'alleanza verrà deturpata, violata, misconosciuta, ma Dio comunque continuerà ad offrire la prospettiva della discendenza. Cosa accade a Caino? La stessa cosa che accade qui ad Adamo ed Eva. Caino si macchia di un efferato atto omicida, che è fratricidio. Nonostante questo, Caino avrà una sua discendenza. Nonostante Caino porti con sé il segno indelebile del sangue del fratello, che urla, grida dalla terra, avrà con sé anche il segno di Dio che garantisce vita e discendenza. Anche là l'alleanza è violata, ma anche là Dio continua a riproporla. Non dico incurante della violazione, ma in una prospettiva sicuramente di misericordia, che ripropone all'uomo lo spazio salvifico vitale del rapporto con Dio. Con questo appunto ho voluto anticipare una conclusione legata a Genesi 4. Ma se mi permettete appunto di prendere ancora 5 minuti, poi vi lascio un intervallo, è interessante vedere il versetto 8 del capitolo 3 di Genesi. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. In chi non è in grado di ascoltare, custodire, coltivare la parola di Dio, anche il semplice rumore dei passi genera paura. Dio non ha manco parlato. La creatura cerca di nascondersi agli occhi del Creatore. Risibile questo tentativo. Com'è possibile sottrarsi allo sguardo del Creatore, allo sguardo di Dio? Pensate al Salmo 139. O ancora Geremia 23. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E qui avete appunto il confronto con Genesi 3, 9, che è il versetto che stiamo leggendo, che è parallelo al versetto 9 del capitolo 4. Dov'è tuo fratello? E qualcuno avanza l'ipotesi di estendere questa analogia anche a 11:5 in relazione alla Torre di Babele, ma poi se ne occuperà Moscatelli. Non si tratta di una domanda che investe la localizzazione spaziale.
Si tratta della collocazione dinanzi a Dio. Ne va del rapporto con Dio. Dove sei nel rapporto con me? Questo è quello che chiede Dio. Dove ti collochi in quello spazio relazionale che ho creato perché tu avessi la tua identità e così facendo ho consentito la tua autonomia? Dove ti collochi in questo spazio? E questo è il terreno del domandare di Dio. E poi diventerà il terreno del rapporto con il fratello. Dove collochi il tuo fratello in questo spazio relazionale tra te e lui, che è lo spazio in cui si gioca la vostra differenza e la vostra complementarietà? Complementarietà di Caino e Abele, paragonabile, analoga alla complementarietà di uomo e donna. Uomo e donna procreano. Caino e Abele cosa devono fare? L'uno coltivare la terra, l'altro pascolare gli animali, che sono le due attività che erano assegnate all'uomo in Genesi 1:28. Domina gli animali, coltiva la terra, che invece vengono lette non come differenza che è possibile lasciar coesistere e attraverso la quale raggiungere un'unità che è armoniosa e felice, ma vengono lette in Genesi 4 come rivali, come antagoniste, la differenza che viene interpretata come pericolo per la propria identità. Non come spazio rivelativo dell'alterità del fratello, che è sangue del mio sangue, carne della mia carne, ossa delle mie ossa, e che è risorsa, ma viene interpretata come pericolo, rischio per la mia identità. Quindi che devo cancellare per poter affermarmi. Già qui, già in Genesi 3:9, è in gioco il rapporto non soltanto con la donna, ma con Dio, che è il fondamento del rapporto con la donna. E lo vedremo, perché cosa fa la donna? La donna cerca di scaricare la responsabilità dell'accaduto sul serpente. E l'uomo cerca di scaricare la responsabilità dell'accaduto sulla donna. Ma cos'è il serpente? Una creatura. Chi è il creatore? Dio. La donna, in ultima istanza, cerca di scaricare la responsabilità su Dio stesso. Cosa fa l'uomo? Scarica la responsabilità dell'accaduto sulla donna. E quindi, in ultima istanza, cerca di scaricare la responsabilità dell'accaduto su una creatura che Dio le ha posto accanto. E quindi ancora su Dio. Vedete cosa fa l'uomo? Cerca di deresponsabilizzarsi. E guardate che la domanda, allora, al versetto 13 del capitolo 3, è quanto mai disvelante. Che hai fatto? Guardate che non è una domanda, non implica, se non nella nostra precomprensione, l'accusa. Perché in realtà la domanda potrebbe veramente essere presa nella sua letterarietà. Che hai fatto? Rispondi della tua azione. Cos'è la responsabilità? Rispondere delle proprie azioni. Che hai fatto? Non vuol dire un'accusa. Prima di tutto vuol dire rendi conto della tua azione. Invece la donna prima e l'uomo poi non vogliono rendere conto della propria azione. Anzi, cercano di riversare la responsabilità, ciò che loro dovrebbero, di cui dovrebbero farsi carico, sulla creatura e in ultima istanza su Dio. Ma permettetemi di chiudere qui questa parte, poi se volete torniamo ancora su Genesi 4. Il paradosso della domanda di Genesi 3:9, che poi ritorna appunto in 4:9. Dio chiede dove sei. E la creatura si nasconde. Ma colui che parla e che fa questa domanda è, guardate che siamo ancora nella Torah e non siamo nel Nuovo Testamento, è già il Deus absconditus.
Qui siamo di fronte al paradosso per cui il Deus absconditus chiede alla creatura dove si sia nascosta. Ma in realtà questo Dio era già fuori dalla scena. Questo Dio creatore è il Deus absconditus perché è colui che, dopo aver creato, si è ritirato lasciando la scena all'uomo, lasciando il creato all'uomo, lasciando all'uomo il rapporto uomo-donna, lasciando all'uomo, in Genesi 4, il rapporto fraterno, Caino-Abele. È già un Dio che si è in qualche modo nascosto, ritratto, per far sì che l'identità dell'uomo avesse pieno campo per esprimersi. E potremmo dire, l'unico limite che Dio ha dato all'uomo era di fare la stessa cosa, di gestire il creato, di gestire il rapporto con la donna, di gestire il rapporto con gli altri uomini, così come ha fatto Dio, cioè riconoscere la differenza e lasciarla sussistere. Riconoscere la differenza tra l'uomo e Dio e lasciarla sussistere, perché è soltanto nella differenza che si dà la possibilità della relazione. Cos'è in ultima istanza l'idolatria? La reductio ad unum, ridurre tutto a quell'uno che sono io. Non dare la possibilità al tu di esistere. È ridurre il tu all'io. Ecco l'idolatria. Ridurre l'altro a se stessi. Plasmare l'altro a immagine e somiglianza mia. Ciò che l'uomo cerca di fare anche con Dio. Mentre Dio ha fatto l'uomo a immagine e somiglianza propria, introducendo in quella unicità dell'uomo, su cui tanto abbiamo insistito soprattutto nel primo incontro, introducendovi una differenza che qualitativamente caratterizza l'uomo, distinguendolo e da Dio e dalla donna e poi da tutte le altre creature. L'unicità dell'Adamo era sì ad immagine e somiglianza di Dio, ma non era la stessa unità, la stessa unicità di Dio, non era lo stesso Echad.